Ben trovati a tutti in un'altra puntata del Volto del Vino. Oggi parleremo di una cosa particolare, una cosa che non si tratta spesso, noi sommelier. Ma prima di tutto vorrei ricordarvi che cos'è il Volto del Vino e che fine ha il Volto del Vino. È un progetto che abbiamo creato io, Davide D'Alterio, che sono un sommelier, e Federico Gagliarde, che prepara strategie digitali per le aziende. Che cosa vuole fare il Volto del Vino? Vuole permettervi, quando sarete a un ristorante, di prendere un calice in mano, assaggiare un vino e ricondurlo a un volto, a una persona, all'essere umano. Vuole provare a enfatizzare quella parte spesso dimenticata del terroir, che è proprio la parte umana, no? Che non è solamente vigna o clima o vitigno, ma è anche le scelte fatte dall'uomo. Nella parte umana del vino ci sono anche delle parti che spesso non consideriamo, come ad esempio, come fa il vino dalla cantina ad arrivare al ristorante? E immaginatevi un'altra cosa. In Italia ci sono circa 45-50 mila aziende produttrici di vino. Ogni azienda produce circa 5 etichette, in media, siamo stati anche buoni. Di queste montagne di etichette, quindi superando qua, arrivando quasi a 200.000 etichette. Come fa un ristoratore a scegliere quelle che sono più adatte per lui o quelle che sono più adatte per il suo locale? E beh, in questo caso entrano in gioco i rappresentanti delle aziende, che rappresentano proprio le aziende, il volto delle aziende nel ristorante. Quindi un ruolo importante, un ruolo che parla di contatto umano tra i ristoratori e le aziende. I rappresentanti quindi sono anche delle persone degne di importante fiducia da parte dei ristoratori, no? Quindi si instaurano dei rapporti veramente interessanti e a volte anche profondi. Che cosa il rappresentante fa? Ce lo racconta oggi un importante rappresentante dell'area fiorentina, nonché grandissimo mio amico, Lorenzo Donnini, che è qui con noi oggi. Ciao Lorenzo. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao Davide. Ciao Lore, è veramente, sono emozionato, devo dire, a intervistare te perché prima di dirvi spicciolamente e veramente, francamente, che cosa è un rappresentante, voglio dirvi che cos'è Lorenzo anche nei miei confronti. Questa è una sorpresa, non gliel'avevo accennato a lui. Ecco, Lorenzo è stata, penso, una delle prime persone a credere veramente in me quando ancora non ero sommelier o quando lo ero appena diventato, dico in termini professionali, a scommettere, a portarmi a giro per le cantine, a portarmi le bottiglie, a incitarmi a studiare, a starmi sempre accanto, quindi veramente una persona molto importante per me, che senza di lui non avrei sicuramente fatto niente di quello che ho fatto a livello di sommelierie. Detto questo, Lorenzo, raccontaci un attimo come ti sei approcciato a questo settore, come ti è venuto in mente di iniziare a girare l'Italia e il mondo per conoscere le aziende e per proporle ai ristoratori? Allora, intanto ti ringrazio per il bel riconoscimento che mi hai fatto e devo dire tutto quello che hai raggiunto è merito esclusivamente tuo perché ti sei fatto veramente un mazzo tanto, come si dice in francese. Tornando alla tua domanda, come mi colloco io rispetto al mondo del vino? Io sono stato appassionato del vino fin dall'età di poco dopo i 20 anni e ho cominciato a approfondire facendo dei corsi. Al quel tempo mi ricordo c'era l'Enotime, era un L'ho fatto anch'io con Fabrizio davvero Penna. esattamente Enotime. Straordinario. Poi dopo invece diventai socio Slow Food, sempre stato uno che gli è piaciuto mangiare bene, sempre stato fin da giovane. E di lì facevamo i corsi ai soci Slow Food, ne facevamo tantissimi, facevamo un sacco di corsi a tante persone e quindi ho approfondito molto lì, conoscendo persone come Niccolò D'Afflitto che ci veniva a aiutare, agronomi, e io aiutavo ai corsi a gestire gli studenti con il materiale, con la didattica, l'email, la parte diciamo di segreteria anche e anche di servizio perché dovevamo servire i vini e quello fu sinceramente una cosa che mi ha approfondì molto le mie conoscenze.
Poi, grazie sempre allo Slow Food, facevamo una marea di iniziative, cene, degustazioni, andavamo da Pinchioggi, perché a quel tempo al capo della condotta Slow Food di Firenze c'era Leonardo Romanelli, che molti di voi magari conoscono e che se mi sente lo saluto e lo ringrazio, che mi ha un po', diciamo, aperto diverse porte nel mondo della ristorazione e del vino. Tant'è vero che magari anche a sua insaputa, il giorno del suo 40° compleanno organizzò una bella festa in quel del Bigallo, l'ospedale del Bigallo sopra Bagnarripoli. E in quel frangente conobbi una persona che mi fece una proposta. Io a quei tempi non lavoravo nel mondo del vino, lavoravo in tutt'altri settori, e mi fece una proposta dicendo che nella sua azienda di vino cercavano dei rappresentanti. Io ero in un momento storico della mia vita un po' particolare, perché mi ero appena lasciato dalla compagna del tempo, avevo, con la quale convivevo, quindi ho cambiato casa, ho cambiato abitudini, macchina, facevo un lavoro che non mi appassionava e decisi di provare questa cosa qua. Cosa che per me fu anche difficile da accettare, perché per me la figura del rappresentante era una figura un po', passatemi il termine, un po' cafona, cioè di persone un po' superficiali che avevano dei grandissimi telefoni, delle grandissime macchine, ma poco umani, ecco, insomma, molto attaccati al soldo e basta, con tante barzellette, sono persone superficiali. Io perlomeno avevo questa idea, forse sbagliata, ma avevo questa idea. E quindi cominciai con questa azienda, che tra l'altro posso fare anche il nome, era l'azienda commerciale creata dalle cantine Leonardo da Vinci. Quindi venivano commercializzati i vini prodotti dalla cantina Leonardo da Vinci e dalla cantina di Montalcino, che era partecipata al 100%, e di una serie di vini nazionali ed internazionali presi in distribuzione esclusiva. Dagli Champagne al Piemonte, tutto Italia e tutto il mondo. Quello fu molto interessante, perché partì subito con una conoscenza, anche se insomma iniziale, di vini di tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda, al Sudafrica, al Cile, all'Argentina, alla California. Dimmi la verità, ma ti sentivi già preparato a questa cosa o ti sei lanciato un po'? No, mi sono assolutamente lanciato. Poi, quando uno fa il corso di sommelier, pensa di conoscere, e invece no, quando esci dal sommelier, che va fatto, poi devi bere, che devi solamente bere, 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 degustare, e essere sempre curioso. Io tuttora bevo cose, cerco di bere sempre cose diverse. C'hai ragionissima, c'hai veramente ragione, bisogna sempre bere, 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 e allora io inizio a bere. Io ti lascio bere, mi rifarò stasera. Questo Senti, colore, tra l'altro, mi sembra anche di conoscerlo. solo dal colore, e ora magari non le potrai vedere, ma dalle C'ha le bollicine. bollicine, e allora credo sia uno dei miei vini preferiti, Che che è cos'è? l'Ambrusco di Sorbara Rosé, metodo classico, Cantina della Volta. Oh ragazzi, non ci siamo preparati, ve lo giuro, non ci siamo preparati. È lui, è lui. Sì, ora sappiamo comunque che ci piace, sicché insomma Sì, era infatti. possibile ci fosse una bottiglia a casa tua, ecco, questo sì. Era molto possibile perché oltre che tutto quello che ho detto prima, Lorenzo ha avuto anche l'impegno di farmi amare il Lambrusco perché mi ha fatto assaggiare anni fa. Questo vino qua è questo anche che fanno i rappresentanti. Ora magari ci racconterai la professione in un modo un pochino più specifico. Però ecco, da sommelier, da appassionato, posso dire che quello che fa un rappresentante quando lo fa bene è riuscire a fare passare il messaggio di alcune cantine, no? Riuscire a far passare il messaggio di qualità di alcune cantine e far innamorare di alcuni vini professionisti del settore. Quindi gente che lavora con le bottiglie. Ecco, io ho assaggiato questo Lambrusco, ormai sarà, non so, 3 o 4 anni fa, e me ne sono innamorato, poi ho iniziato a parlare con la gente, voi sapete, parlando del Lambrusco c'è sempre da litigare un po', allora via via una cosa o un'altra, alla fine ho provato anche a fare il concorso per diventare ambasciatore italiano del Lambrusco e lo vinsi. Quindi, ecco, quindi no, e vedi come la storia, come la parte del rappresentante influisce in realtà sulla formazione personale anche di tanti operatori Sì, del settore.
Si torna, no? Sì, abbiamo questa possibilità di mettere curiosità al sommelier o al ristoratore, a chi compra il vino, facendogli assaggiare delle cose anche un pochino più sconosciute e mettendoci proprio la propria enfasi, la propria passione, quel poco di cultura che possiamo trasmettere e influenzare così gli acquisti e anche certa parte, i gusti, insomma, una piccola parte, i gusti, insomma. E allora, dimmi un attimo, Lore, che cosa fa realmente un rappresentante? Qual è la giornata tipo? Che cosa è il percorso che deve fare un rappresentante per acquisire un vino, un mandato da Mandato. una cantina e poi presentarlo ai ristoranti? Quali sono i tipi di approccio? Insomma, facci capire un attimo anche per chi non sa questa parte del settore, come funziona, che cosa proprio fai te? Bene, l'agente di commercio o come si suol dire rappresentante è quella figura che mette in comunicazione il cliente, in questo caso il ristoratore, con la casa mandante, cioè coloro i quali fanno, producono i vini. In che modo li mettiamo in connessione? Andando a trovarli e andando a spiegare le nozioni intrinseche del vino, cioè io prendo, vado in un ristorante e gli faccio vedere un catalogo ovviamente di cose e gli spiego i vini che rappresento. Se lo incuriosisco, magari si può provare ad avere una collaborazione. Le aziende hanno bisogno ad oggi, poi vedremo domani, di una figura come come la nostra, perché, come dicevi prima te, sono talmente tante e i clienti sono talmente tanti, sarebbe troppo dispersivo. Quindi bisogna andare nei locali a proporre, parlare di quei prodotti. È ovvio che poi ci sono interlocutori che ascoltano di più, quelli che ascoltano di meno, e ci sono anche figure diverse di rappresentanti, ovvero quelli che magari, i cosiddetti raccoglitori di ordini, cioè che forti di un marchio o forti di un prezzo particolarmente interessante, va presso una certa clientela a dire cosa ti manca, con un fogliolino, ora ti faccio una raffigurazione. Sei di questo, sei di quest'altro, prende, va da un altro, te ne vuoi due di questo, due di quest'altro. Quella è una forma di rappresentante vecchia maniera che ancora esiste per certe aziende, per certi ristoranti, però diciamo ci sono poi anche delle figure di rappresentanti un po' più evolute alle quali spero di appartenere, che è quella di avere dei dialoghi con i ristoratori, di avere una partnership, degli scambi. E di appassionarsi insieme alla materia. Non sempre è facile questo perché non tutti i ristoratori hanno la passione del vino, però è uno strumento col quale loro lavorano e diciamo enfatizzano magari le loro pietanze ed è anche uno strumento col quale ci guadagnano, che Sembra un po' è un strano argomento. sentirti dire che non tutti i ristoratori sono appassionati di vino, eh? Sembra un po' strano, però certo ci sono tante realtà diverse. A questo punto che ci hai detto più o meno cosa fa il rappresentante, c'è qualche parola che echeggia spesso nel mondo dei professionisti del settore che magari non tutti conoscono e che magari ci fa piacere sapere cos'è. Che cos'è allora una distribuzione se tu sei un rappresentante? Bene, allora le distribuzioni sono delle organizzazioni private che acquistano il vino dai produttori e le rivendono poi ai ristoratori. Quindi il produttore di vino non ha direttamente un suo agente, ma affida la vendita a un distributore. In pratica, esempio classico, Sassicaia, uno dei vini più conosciuti. In Italia sicuramente, ma insomma è molto conosciuto in tutto il mondo. Se un ristoratore italiano desidera acquistare una bottiglia di Sassicaia, non può telefonare alla tenuta San Guido e chiedergli se gli mandano queste bottiglie di Sassicaia. Non solo, non può nemmeno dirgli mi mandi il rappresentante, cioè può anche dirglielo, ma non ha il rappresentante tenuta San Guido barra Sassicaia. Il loro vino è venduto da tantissimi decenni ormai da un distributore che lo ha in esclusiva nazionale. Da un distributore. Questo distributore ha sì Sassicaia, ma ha altre 100 o 200 aziende da vendere.
Ecco, qui mi suscita un'altra domanda. Ora stiamo andando molto sul tecnico, ma siccome mi interessa tantissimo questo argomento, a questo punto mi ha parlato di Sassicaia e di un solo distributore che lo vuole vendere. Allora salta fuori un'altra di quelle parole che spesso forse viene abusata e non se ne sa il significato. Spesso vogliamo, i proprietari dei ristoranti dicono: no, quest'anno io vorrei ordinare il massimo delle bottiglie che posso di Sassicaia o di Romanée Conti o di tanti altri nomi altisonanti, no? Però il distributore dice: no, a te te ne tocca una, a te te ne tocca due. Perché? Che cos'è Bravo, l'assegnazione? assegnazione, si parla di assegnazione. L'assegnazione è quello che l'azienda produce, dice, io produco 100 bottiglie, queste 100 bottiglie 80 le mando sul mercato italiano. Il mercato italiano le gestisce tramite un distributore. Questo distributore si ritrova 80 bottiglie in casa e deve decidere quante bottiglie dare a quel ristorante e quella a quell'altro in modo da accontentare un po' tutti, perché se no potrebbe venderne 80 a un solo ristorante, però non avrebbe la visibilità che si merita. Quindi magari preferisce dare una bottiglia a Palermo, una a Catania, una a Reggio Calabria, una a Napoli, tre a Roma, una a Firenze e via E quindi dicendo. io come implemento la mia assegnazione? Come posso ogni anno avere una bottiglia in più? Non è possibile. Non è facile, lì devi essere bravo te ristoratore a quel punto ad avere dei rapporti con l'azienda, diretti con l'azienda, ma non per avere il vino, per caldeggiare il tuo lavoro. Cioè, guarda, io sono un ristorante Pincopallino, gli dai tutti gli anni 6 bottiglie, però io ho una richiesta per 18. Sappi che quelle 6 bottiglie comunque io vendo, ci parlo molto dietro, quindi non sono vendute freddamente dalla carta che le persone me lo pescano, ma ti faccio un servizio importante e comunque te lavori in una struttura che sai fare benissimo questo lavoro e quindi sai cos'è, penso tu sappia già cos'è No, un'assegnazione. certo, io lo so. Lo so. In realtà me l'hai spiegato abbastanza adesso e forse qualche cosa in più ho capito, però magari tanti non lo sapevano, ma mi è piaciuto tantissimo quando hai detto ora che parli all'azienda chiedendo un'assegnazione più alta, dicendogli che le bottiglie non sono vendute freddamente, ma che ci si parla dietro. Fondamentale vedere come no, quello che conta è il rapporto tra le persone, la comunicazione è Sì, tutto fondamentale. Quindi un'azienda bravissimo. deciderebbe di darti 18 bottiglie contro 6 solamente perché capisce realmente che tu approfondisci il messaggio, il concetto, la storia di una determinata azienda. Straordinario, questo è bellissimo. E questo quindi ne agevola il lavoro di ristoratori illuminati, quelli che hanno una sala preparata da poter parlare di determinati vini, cioè l'azienda blasonata preferisce che il suo vino venga venduto da un ristorante dove ci sia una figura professionale, come un sommelier, per esempio, che parli del suo vino e non che sia in un seppur buono ristorante dove però nessuno sa parlare di vino o non vuole parlare di vino. Quindi il cliente lo pesca dalla lista dei vini in maniera autonoma. Certo. Senti, c'è un messaggio di Francesca. Ciao, quanto è importante e quindi conta sugli acquisti di un agente di commercio il proprio gusto. Si riesce ad essere obiettivi e profeti, pensare se un vino può avere successo nel futuro? Accidenti, questa è una domanda Questa è una domanda. straordinaria, molto complicata, Sì. però dai, rispondici. Ci provo. Allora, non puoi vendere solamente i vini che ti piacciono al tuo gusto. Quelli che bevi a casa sono alcuni vini, però non puoi vendere solo quelli. È ovvio che più vini ti piacciono che hai nei listini da vendere, è più facile che tu li venda. Però la figura dell'agente di commercio barra rappresentante deve essere bravo a fare l'interesse non personale, ma nemmeno dell'azienda. Ora, se c'è qualche produttore, magari si arrabbierà, ma deve fare l'interesse del cliente. Cioè, il cliente deve comprare le bottiglie nelle quantità e nelle qualità giuste per la sua offerta di ristorazione. È inutile che gli dia una bottiglia da 200 euro se c'è uno scontrino medio di 30. O viceversa, insomma, ci sono delle tipologie di vino che magari io a casa non bevo, ma
vengono vendute. C'è un'eccezione, c'è un vino che io, non per essere snob, a me non è mai riuscito a vendere il Prosecco. Eppure, eppure speriamo non ci sia il consorzio collegato, eppure è una mia pecca, perché se ne vendono... Chi vende il Prosecco fa dei numeri importanti. Prosecco, poi, devo, ecco la parola. E poi devo fare l'interesse dell'azienda e anche l'interesse del cliente, l'interesse dell'azienda e anche l'interesse dell'azienda Lorenzo Donnini, cioè, o Duvino, questo frangente. Abbiamo fatto questa joint venture con un'altra struttura molto importante, un'agenzia storica di Firenze. E quindi sono più, bisogna trovare un equilibrio tra le tre cose. Capito benissimo, spero che abbiamo risposto a Francesca in modo adeguato, mi sembra di sì. A questo punto sorge una domanda più personale, collegata a quest'ultimo commento in realtà. Tu assaggi tutti i vini che decidi di rappresentare? Allora, quasi tutti, nel senso, comunque col tempo tutti. Inizialmente non tutti, quelli di riferimento. Per esempio, se te prendi ti viene data da gestire una distribuzione di vini con centinaia e centinaia di vini, è impossibile che tu li beva tutti prima di rappresentarli. Cerchi di colmare le lacune col tempo. E se un vino non ti piace? Bisogna essere molto bravi a far sì che non influenzi la vendita. A me in parte mi influenza. Cioè, se un vino proprio non mi piace perché è cattivo, perché una cosa è se non mi piace, una cosa è se è cattivo. Cioè, ci sono dei vini fatti bene, buoni, che però non riscontrano il mio gusto. E quelli bisogna che li venda. Se un vino è proprio non mi piace, intanto non è un'azienda che prendiamo in considerazione di rappresentare. E se però c'è un vino all'interno di un'azienda che fa dei vini corretti, cioè un vino che è proprio cattivo, quello non lo spinge. A meno che non te lo chiedano di loro spontaneità. Espressamente, certo. Espressamente. Qui sorge un'altra domanda, allora. Come un rappresentante o come te selezioni le aziende che desideri rappresentare o come loro selezionano te e te lo chiedono? Questa è una domanda molto complicata, perché... dopo tanto tempo che sei nel settore, perché io vado per i 18 anni che faccio questo lavoro ormai, il nome gira e quindi arrivano i nomi dei rappresentanti alle aziende. Le aziende sanno benissimo su Firenze quali sono i rappresentanti, o su Roma o su Napoli, quali sono, tanto alla fine siamo sempre gli stessi. E succede che ti contattino e in tal caso puoi decidere se approfondire o meno. La selezione deve essere fatta in base alle altre aziende che hai, al momento storico. Per esempio, ora c'è un momento storico molto particolare e quindi magari avrai bisogno di alcune referenze che prima magari snobbavi, per esempio, oppure la prendi in considerazione in base a uno storico che ha su quella piazza, cioè un'azienda ti contatta e ti porta un fatturato di 300.000 euro, che è quello che vendeva prima che chiamasse te, potrebbe essere insomma interessante da valutare. E poi una cosa molto molto importante è come si incastra insieme alle altre aziende che rappresenti, cioè non deve essere un doppione, perché ci vuole un massimo rispetto per le aziende che rappresenti, e quindi non può, se te c'hai un Franciacorta, faccio per dire, col quale già lavori, non è che prendi un'altra Francia Corta, se no li metti in concorrenza non è corretto, anche perché ci sono dei rapporti, se ritorna al volto del vino, dei rapporti umani che te hai, la tua faccia con le aziende, che vorresti tenere più alta possibile per tutta la vita, insomma, no? Quindi, senti, un'altra domanda interessante, questa è un pochino più personale di quelle un po' più dimmi un po'. Quindi, quando hai iniziato a fare il rappresentante, hai iniziato quindi, no, quello che fa, girare per i ristoranti, mantenere contatti con i ristoratori, ma qual è stato il primo ristorante dove hai messo piede per proporre i tuoi vini e come ti sei sentito? Senti, io penso di ricordare, mi sembra di ricordare
che sia stato un ristorante storico di Firenze, che però ora non c'è più, che si chiama Il Cavolo Nero, che era in via Bellissimo, via dell'Ardiglione, dell'Ardiglione. esattamente, dove c'era Arturo Dori, che saluto se mi vede, è un grande personaggio, fa il personal chef, ora è bravissimo, una persona eccezionale, e col quale facevamo il corso di sommelier insieme. Eravamo compagni di banco, poi ci eravamo conosciuti, insomma, e quindi sì, penso sia stato lui, il ristorante di un certo livello. E eri emozionato, no? Che sapevi cosa dire, cioè. No, all'inizio è molto dura perché hai tanta paura di sbagliare, sei sempre molto impacciato, mentre se adesso anche se adesso prendi un'azienda nuova e non conosci molto bene il suo catalogo, sa come difenderti con l'esperienza, perché comunque conosci la denominazione, perché probabilmente i vini li hai bevuti nel corso degli anni, sai anche mettere le mani avanti, cioè guarda, io l'ho presa ora, ma questa qui ancora non l'ho assaggiato, oppure insomma. Sì, è che all'inizio magari era un pochino più difficile, però no, io mi immagino, cioè, che l'emozione particolare che uno entra in un posto per vendere qualcosa, magari in un locale, che conosce, sì, ma che non hai frequentato da anni con quello scopo, perché è appena cominciato. Quindi devono essere emozioni molto particolari, nonostante poi magari rappresentassi vini che ti piacevano tanto e che erano di enorme qualità. E allora ti voglio chiedere un'altra cosa, divertente forse. Qual è la richiesta più folle che hai mai ricevuto da ristoratori, da sommelier o dalle aziende stesse? Vabbè, diciamo di bestiari ne ho sentiti una quantità Dai, raccontami industriale, qualcosa però. ma è un Chianti Bianco, il Morellino di Scandicci, insomma, queste cose qui, per non dirti ovviamente che vi Traminer, che quello, la cosa più buffa era Jazz Traminer. Io da quando lavoravo con Andrea Galanti, c'era una signora che ci aveva chiesto il Gesù Straminer. L'avete mandato al Vaticano, penso. Straordinario. Sì, il bestiario sì, poi le aziende no, sinceramente sanno come muoversi. Il problema delle aziende è che ti chiedono sempre di più, tutti gli anni sempre di più, sempre di più, e non si accontentano mai di avere un, diciamo, un consolidato. In generale, poi ci sono anche le eccezioni, quindi è un meccanismo di cane che si morde la coda continuo, insomma. Capito, Perché capito. poi ci sono anche gli aspetti negativi di questo lavoro, Dici qualcosa, qual è l'aspetto che più, non dico che ti pesa perché tu lo fai con una passione incredibile, ma qual è l'aspetto che più ti appesantisce la giornata? Per quanto mi riguarda, l'utilizzo della macchina. L'utilizzo della macchina per me è diventato veramente insostenibile. Poi, ovviamente, la parte psicologica è la parte più impegnativa, che è anche la parte più bella. A me, devo dire la verità, l'aspetto forse mi piace di più di questo lavoro, cioè fare dei rapporti interpersonali con i clienti, diciamo, futuri clienti o papabili clienti, è la parte più bella, più difficile. E Sei poi stato molto dovere. bravo, Lore, a trasformare la mia domanda è completamente errata, che ti ho chiesto qual è la cosa più che ti appesantisce di più. Dovevo chiederti qual è la cosa che ti alleggerisce di più la giornata, del tuo lavoro. Le Perché? soddisfazioni. Guarda, te ne posso raccontare una Dai! avuta 2 giorni fa, che mi ha emozionato molto. Ero in un ristorante molto importante a Roma, te sai quale, e il maître, che io non conoscevo, mi ha detto: guardi, signor Donnini, io ho ricevuto 4 telefonate da tutta Italia, per dirmi che lei era a cena qui, e tutte mi hanno detto che lei è una persona eccezionale, quindi lo faccio i miei complimenti. Io mi sono emozionato, tra l'altro ero la mia donna, sicché immagino che l'emozione sia stata ancora più grossa, no? Quando ti fanno questi bei complimenti accanto alla tua donna. È stata. Bellissimo, cioè una Sì. sensazione pazzesca, no? Che parla del frutto del lavoro di tutti gli anni, dei rapporti umani Cioè, nei reali. la soddisfazione più grande del lavoro sono i rapporti umani, devo dire la verità.
e cercare di, poi non tutti sono belli, ci sono anche quelli pesanti, cercare di non buttarsi giù con i rapporti malati, insomma, malati fra virgolette, nel senso di persone che non stanno bene. È come è l'umanità, cioè non è che tutta l'umanità è sana, e i ristoratori lo stesso rispecchiano. Assolutamente, Sono senti, un morale. ma volevo partire da una teoria per farti la prossima domanda. Il sommelier, quando lavora in un ristorante che più o meno lavora 2, 3, 400, 500, a volte 1000, a volte anche 4500 etichette, quando deve avere una cultura delle etichette, delle bottiglie, delle aziende, dei territori abbastanza importante. Però fondamentalmente il sommelier, una volta che sa raccontare qualcosa a livello degustativo, a livello di abbinamento e ha un cenno dell'azienda, di ogni azienda che ha in carta, a volte può essere facile, a volte un pochino più difficili, svolge il suo compito. Poi c'è tutta la parte del servizio, dell'empatia, eccetera, eccetera. In realtà un rappresentante, da questo punto di vista, deve essere molto più acculturato di un sommelier, perché quando vende un prodotto, quando parla di un prodotto, quando cerca di far innamorare i professionisti del settore di quel prodotto, deve avere un bagaglio culturale molto importante. Tu questo bagaglio culturale so che lo implementi ogni anno con dei viaggi studio che non fanno tanti sommelier. Quindi, ecco, raccontaci un attimo di come fai, come hai fatto in tutti questi anni ad implementare la tua cultura a livello enogastronomico, perché anche la parte gastronomica, a difetto dei sommelier, è molto importante da tenere acculturata. E poi ti faccio una domanda proprio di quelle bruciapelo cattivissime. Dopo. Dove? Allora, per quanto riguarda la parte culturale del vino, cioè della cultura, cerco di raccontare al ristoratore dove siamo geograficamente, la filosofia dell'azienda, che persone sono, visto che si parla del volto del vino, perché molto spesso è importante chi fa il vino, che sia l'enologo, che sia l'agronomo, ma anche la proprietà. Questo è molto importante da comunicare. E quindi io visito le aziende e rappresento, diciamo, viste praticamente tutte. Non solo, come accennavi te, io tutti gli anni, insieme al mio carissimo collega e amico, approfondiamo un territorio, decidiamo di andare in una determinata zona di produzione, prendiamo appuntamenti con tot aziende che non sono necessariamente, anzi quasi mai, le aziende che rappresentiamo. Ma insomma, i concorrenti, ma non per fare spionaggio industriale, ma per cercare di capire come si interpretano in maniera diversa quei territori, farsi una propria idea e poi andare dal cliente e non, che non serve solo per vendere la tua azienda di vino, ma per fargli, diciamo, una consulenza generale sul territorio. Questo è straordinario, cioè io mi ricordo quando mi raccontavi che andavi in 4-5 aziende al giorno, ti Sì. stavi a conoscere, poi a cena al ristorante, Sì, che è importante per capire anche il servizio, e poi il giorno dopo a parlare con l'azienda, cioè straordinario, favoloso. E allora in tutti questi tuoi viaggi, in tutti questi viaggi studio, no? E anche in tutte le cene, perché un'altra cosa di cui dobbiamo parlare è che un rappresentante è vincolato, purtroppo o per fortuna, a una serie di appuntamenti gastronomici quasi quotidiani, no? Quindi che in realtà scandiscono la vita tua e di tutti gli altri rappresentanti che ti formano sulla cultura gastronomica di una città e di un paese, o di qualunque posto tu vada, però in realtà impegnano anche tanto. Ma non parliamo delle cose negative. Dimmi, in tutti questi tuoi viaggi, in tutte le cene che hai fatto, il vino più straordinario che tu abbia mai assaggiato? Ma è un assolutismo, non te lo trovo, però se No, dovessi trovavo per forza. Allora, allora non ti dico un vino, ti dico un Basar Magnac. grande! Ti dico un Basar Magnac del 1880. Del 1880 e bevuto da un ristoratore nella zona dell'Armagnac diversi anni fa. Eravamo in gruppo e ci stamparono questa bottiglia ed era un'emozione unica perché comunque cioè, erano già 130 anni, 120, 130 anni che stavo C'era con la la bottiglia. Verdolivo? Chi era? La Verdolivo. No, non me lo ricordo, ti dico la verità, non ti direi una cosa, però sono passati già 15 anni,
però fu un'emozione importantissima, importantissima. Che straordinario. Poi Bazar Poi Magnani. altre, sì, prego, prego. Pazzesco. Anche a me piace molto, sì. Io non sono un grande conoscitore purtroppo del mondo dei distillati, però il Bazar Magnac è senz'altro tra i miei preferiti. Poi altri aneddoti, altre esperienze, altri ricordi belli, ce ne sono per fortuna tanti, però mi ricordo una bellissima tavolata all'interno della cantina di Pagnè. Perché la cantina di Pagny in Champagne praticamente è scavata, sono la miniera dove poi è stato costruito Château Thierry, che è il paese dove è Pagny. Sono delle grotte, dei cunicoli naturali in mezzo alla pietra, dove ci sono delle bottiglie nelle pupitre, e ha allestito una tavola, ci fece un pranzo magnifico. Magnifico, sì. Oppure da Cante, il Carso, anche lì esperienze fantastiche. Sono stati un pomeriggio intero, tipo un pomeriggio intero, di 6-7 ore a mangiare, bere, parlare, piangere, ridere, emozionarsi. Insomma, la parte bella è l'emozione, dai. Ci Straordinario. nascondiamo dietro un vino, dietro un No, dito. senti, ci sono un paio di commenti interessanti. Allora, Edoardo Fioravanti ci chiede: dici il peggiore No, assaggio? Questo è un sei po' cattivissimo, cattivo. Edoardo. Va bene, questo lo possiamo. E Sicuramente non da lui, anzi, proprio in questi giorni pensavo di andare a trovarlo. invece. Sicuramente non sarà da lui il peggiore. Ma poi ormai vini cattivi è difficile trovarne, cioè fondamentalmente anche il ruolo Sempre del meno. rappresentante qui acquisisce ancora più forza perché il vino cattivo. È difficile trovarlo, quindi a una qualità importante di vini bisogna aggiungere la fiducia. Bisogna aggiungere la fiducia. Sì, quello che cerco io nei vini in genere è un po' l'anima più che la qualità tecnica. Cioè, quando un vino ha un'anima, che dice, ma che vuol dire un'anima? Vuol dire avere quel non so che ti viene dal territorio, dalla mano del vignaiolo. Anche la non perfezione, anche delle spigolosità, ma che comunque ti emozionano. Sembrano anche un po' banalità queste, ma. Io ci credo. Qualcuno ci chiede anche che cos'è il Bazar Magnac e Ah, l'Armagnac. questo glielo dici te. Oh, fondamentalmente siamo a Chartem Maritime e Chartem nel sud-ovest della Francia e si distilla qui il vino. È un L'Uni distillato Blanc. specialmente di Uni Blanc, Colombard, Lombardo. Picpoul a volte, insomma. Sono di diversi vitigni, è un distillato di vino. Si chiama Bazar Magnac o Armagnac solamente per la zona di produzione, perché poi non differisce in niente dal cognac, che è il più famoso distillato di vino, che è in un'altra zona, o il brandy, che è il distillato di vino che si fa al di fuori di queste due zone di produzione in tutto il mondo, che anch'esso è un distillato di vino. Anche Ecco, l'Italia fa i brandy, anche in Italia si fa il brandy, assolutamente, ci sono tante aziende ma che non fanno. puoi fare Bazar Magnac. No, devi essere in Francia. Tu mi fai venire il Covid. Accidenti. Beh, te bevi il Poi, vino e io bevo l'acqua, vai. dei la verità che c'è i Bazar Magnac in questo bicchiere. Senti, poi Magari. c'era anche Franco Serra che ci chiedeva, Lorenzo, che tu che sei amico del Mastro Andrea dello Stravizio, fagli togliere quella scritta Prosecco dalla sala e fagli mettere Sangiovese. Me lo hai rovinato con tutti quelli in champagne. Mi ha fatto vedere delle cose fantastiche. Grazie Franco. Sì, io su quello che ci scrive lui sul locale non lo so. Però Carlo, ora stiamo parlando insomma di un amico, anche lui sta cominciando a bere delle cose fantastiche per fortuna sua. Senti, ma io volevo notare una cosa, volevo appurare una cosa. Quando faccio le dirette, di solito c'è gente che ci fa commenti, no? In generale, ma mai come oggi mi stanno arrivando tanti commenti di gente che ti conosce, Meno nonostante male. il volto del vino non sia una pagina che adesso all'attuale sulla diretta ha tanto share, perché noi abbiamo per ora
circa un migliaio di persone che ci seguono, nonostante la cosa importante che voglio sottolineare è che questo video resterà in YouTube e sulla nostra pagina, quindi sarà visibile sempre per chi voglia approfondire, per esempio, in questo caso oggi, il mondo delle distribuzioni, dei rappresentanti. Però vedere tutta questa gente che ti conosce, che ti scrive personalmente, cioè, fa capire che lavoro hai fatto finora, è veramente divertente. Sì, questo a volte imbarazza anche me, se devo la verità, perché... io cerco di essere sempre il più umile possibile, però mi è capitato a volte di entrare in dei ristoranti dove io non ero mai stato e mi hanno detto: ah, ma te sei famoso Donnini, e lì, cioè, ovviamente la piglia a ridere, non nel senso, però vuol dire che negli anni ho lavorato abbastanza bene, dai, diciamo, questo me lo riconosco, poi ovviamente ci sono anche quelli che mi possano vedere, perché si ritorna lì. Ci saluta Carlos, ragazzi, siete bellissimi, vi voglio bene, straordinario, ciao Carlos, cioè, è una persona fantastica, ho fatto un corso da lui per i dipendenti, veramente una persona straordinaria. E senti, adesso torniamo un attimo sul tecnico con un'altra domanda, che vantaggi ha un ristorante a scegliere di interpellare te come rappresentante invece che andare direttamente a cercarsi i suoi vini nelle aziende? Ma non è un'alternativa un'altra. Cioè, siamo due figure, la figura del rappresentante, cioè, se te il ristoratore vai da un'azienda a conoscerla, a degustare i vini e volerla comprare, poi l'azienda, se di quelle corrette, perché non tutte sono così, le nostre aziende sono tutte aziende corrette, ti passa il contatto e devo gestire io il cliente. Assolutamente, no, certo, perché nell'immaginario collettivo fondamentalmente uno può pensare che un ristoratore molto semplicemente può scegliere se è un eno appassionato, se è un appassionato di vino, può degustare, scegliersi i suoi vini, andare nelle aziende e scegliersi i suoi vini, farseli inviare, andarseli a prendere. Però ecco, quello che vorrei far capire è anche che il ruolo di rappresentante è anche importante a livello gestionale. No, perché ecco, ce lo spieghi un attimo questo, perché cioè che deve tenere aggiornato il cliente su cambiamenti di annate, cambiamenti di listini, assegnazioni, abbiamo parlato prima di quantità disponibili, di degustazioni, di invitarlo nelle aziende, di invitarlo a delle degustazioni private, sono tante le componenti, cioè che l'azienda non potrebbe mai fare da sola, mai. Cioè, è un'opportunità grossa che ha l'azienda di avere una persona tutti i giorni nei ristoranti che parla della sua azienda. È una cosa, se ci pensi, ineguagliabile dal punto di vista... Non potrebbe farlo, non ci serve il tempo. Se poi hai 100 agenti in Italia che ti girano in lungo e largo a parlare della tua azienda, è lì che costruisci il brand. Se no, sei un ago nel pagliaio. Assolutamente, no, ho capito benissimo. Senti, ti faccio due domande in una. Non lo so se mi puoi rispondere, vedi tu. Quando, quando sei a lavoro, quando sei in un ristorante e proponi le tue aziende, qual è l'azienda di cui che sei più orgoglioso di nominare? Allora, intanto quando sei in un ristorante, diciamo ex nuovo, entri per la prima volta in un ristorante, non ci sei mai entrato, te guardi subito sugli scaffali che cosa lavora e già lì capisci il cliente. Fantastico. Quindi è inutile che in un posto che ha i fiaschi non fa per te o giù di lì. Se ha tutto Chianti, se ha delle cose, allora capisci già da lì se puoi giocarti delle carte e quali carte ti puoi giocare. Perché se c'è un'azienda piemontese blasonata, allora gli dici: anch'io c'è un'azienda piemontese blasonata. Se invece ha il Morellino di Scandicci, quello si diceva prima, anch'io c'è il Morellino di Scandicci, ho questa azienda, queste caratteristiche, questa qualità, questo prezzo, e via e via. Quindi no, è questa la scelta iniziale. Poi tornando alla seconda domanda, che era l'intro, quale azienda sei più orgoglioso di rappresentare? Non te lo dico. magari ce n'ho un paio o tre, ma no. E allora ti faccio un'altra domanda di quelle cattive che forse non mi puoi rispondere, almeno proprio... Mi puoi provocare, insomma. No, per nulla. E senti, se tu potessi scegliere al mondo
un'altra azienda da poter rappresentare, una qualunque. Dice Lorenzo, da oggi tu rappresenti anche questa azienda, scegliene una, qualunque, non pensare a assegnazioni, non pensare a distribuzioni, a niente. Ma ti direi sicuramente uno champagne, quindi ti direi, aspetta, guarda, 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 per l'appunto, no, questa sembra fatta apposta, ma ti direi, o questa, guarda, ti giuro che questa è stata fatta a tavolino, lo dico a tutti, giurandolo su che cosa volete, quindi sicuramente uno champagne, questa, ti ho fatto vedere, è sicuramente un'azienda che mi piacerebbe molto per accedere anche alle loro cantine, per poterla visitare, perché non l'ho mai vista in maniera Da vedere. non turistica, ma quella tecnica, oppure Salon, insomma, questi grandi miti. Però sono contento anche di vedere rappresento io. Io ho fatto, per esempio, ti raccontavo l'anno scorso, che poi mi ha dato anche te da Jacques Son, ho fatto una visita tecnica bellissima, o da Pouillon, o da, insomma, delle visite tecniche in champagne bellissime, proprio belle, belle, Da Jackson è stato belle. un tipo Sta pazzesco. incredibile, incredibile, Pazzesco. Lui lo dice, no? Fa vini straordinari e poi ci mette un po' di bollicine. sì. Poi lui Straordinario. alla fine fa un, se ci pensi, ora come io, ma siamo arrivati a parlare di champagne, tanto per cambiare. Tra l'altro c'è la Borgogna dietro, ma non è, che è abbastanza vicina, diciamo, che Jackson alla fine fa un vino solo. Se tu ci pensi, lui fa la cuva innumerata, che poi diventa dei Gorgeois Tardif se lo tiene ancora sulle fecce, insomma, in Sulle affinamento, lieviti. sui lieviti. E poi nelle annate migliori fa i lievi, che va solo nelle annate migliori, se no andrebbero nella cuva innumerata. C'è Federico in background che si sta emozionando. Sì, una magnum di Jacques Son per Federico, dai. Si sta emozionando perché è un appassionato di champagne. E Bene. no, come si fa a non appassionarsi? E senti, io ti ho chiesto un sacco di cose. Mi sono divertito tantissimo perché abbiamo scoperto veramente che cosa vuol dire il mondo del rappresentante e come si fa a collegare il mondo delle aziende alla ristorazione. Non voglio annoiarti tanto di più. Lorenzo Donnini è un simpatico professionista. Complimenti, grazie Francesca che ci segue Grazie. tanto e ci fa un sacco di piacere. Grazie Francesco, non ti conosco, ma mi ha fatto piacere questo commento. Grazie. Allora, quindi io ti vorrei lasciare chiedendoti quale potrebbe essere il consiglio da dare a una persona che voglia fare la stessa cosa che fai te. È molto difficile ad oggi cominciare a fare questo lavoro, molto difficile. Tant'è vero che non ci sono colleghi giovani, e questo è un male, non c'è ricambio generazionale. Io, che ho 51 anni, sono considerato tra i giovani. Faccio, è vero, Ma tu è sei vero. giovanissimo, Lorenzo, ne parlavamo Sì, prima, sei sono diretta. giovanissimo, ma ho 51 anni, quindi voglio dire, quei giovanissimi sono quelli di 20, di 25, di 30, no? Ma non è per avere la crisi di mezz'età, è per dire che l'anagrafica parla chiaro e non ci sono nuove leve, perché non è possibile ad oggi vivere di rappresentanza all'inizio. Cioè, se non c'è un sostentamento da parte delle aziende o di un'agenzia che ingloba una nuova figura, non, se no non ce la fai, è troppo, troppo difficile, perché i costi sono tantissimi. Te la mattina, come ti svegli, devi fatturare tot euro, perché c'hai comunque da pagare la benzina, il bollo, l'assicurazione, l'affitto, il mutuo, i pranzi, le macchine, insomma, sono tanti i costi. Per non parlare delle tasse, sono una ghigliottina terribile. Senti, pensavo di concludere con questa domanda, invece me ne è venuta un'altra e quindi ti tengo qui tutto il pomeriggio. No, me ne è venuta un'altra perché è una domanda che faccio sempre a tutti i produttori. Però a te, allora è la prima domanda che faccio, te lo giuro, è la prima domanda che faccio. Invece a te te la voglio fare per ultima perché ci chiudi così. E me la dai in due sfaccettature, non in solo una. Io a tutti i produttori, appena iniziamo, gli chiedo qual è il tuo primo ricordo del mondo del vino.
E da te voglio sapere il tuo primo ricordo del mondo del vino, ma voglio sapere anche il tuo ricordo più emozionante del mondo del vino, che non vuol dire la degustazione più straordinaria che tu abbia fatto, non vuol dire il vino più eccellente che tu abbia mai bevuto, vuol dire quello che ti ha fatto emozionare di più, che può essere un calice di un vino a bicchiere che non sai neanche l'etichetta, magari sulla terrazza spettacolare a Roma con la tua donna, non lo so. Ma Quindi. infatti ci sei andato molto vicino. Allora, i primi ricordi penso che in Toscana siano legati a molte persone: le pesche col vino. Mio nonno mi faceva assaggiare le pesche col vino, Io. ma è un classico in Toscana che magari c'è questa dolcezza della pesca, l'acidità del vino rosso sangiovese di quella vecchia maniera, proprio Grezzo. grezzissimo. Però è già un inizio, insomma, un battesimo, chiamiamolo così. Quindi ti direi quello. Per quanto riguarda invece il vino più emozionante, sono tutti quelli condivisi con la donna, con la tua donna accanto e che riesce a cogliere quell'emozione di quel contesto, di quell'ambiente, ivi compreso di quel vino. È ovvio. Straordinario, fai emozionare anche me, sono molto sensibile in questo periodo, mi fai emozionare. Va bene, dai, grazie mille Lorenzo, è stato un piacere e un onore, se posso Per me sta esagerare, averti no, poi sta hai esagerato. Per me è stato molto piacevole, divertente e sai, ti seguo a prescindere dal volto del vino, e mi sembra comunque un progetto molto bello perché è legato a delle tematiche che vanno al di là dei tecnicismi, che sono molto contento. Grazie mille, alla prossima. Ciao! Ciao ciao.